Questo brano si intitola Sugar ed era uno dei temi cari a Pee Wee Russell, uno dei grandi clarinettisti della storia del jazz classico. Pee Wee Russell, il cui vero nome era Charles Ellsworth, nacque a St. Louis nel 1906. Prima di dedicarsi al clarinetto passò dal pianoforte alla batteria e poi al violino, ma evidentemente questi strumenti non gli erano congeniali. Inoltre, tra la fine degli anni 10 e i primi anni 20, la Original Dixieland Jazz Band e poi i New Orleans Rhythm Kings avevano cominciato a sfornare i loro primi dischi ed evidentemente Pee Wee Russell rimase affascinato da Larry Shields e da Leon Rappolo, i due clarinettisti delle due orchestre. Il suo debutto ufficiale come clarinettista risale al 1920 con l'orchestra di Gene Perkins. Due anni dopo viene scritturato dall'orchestra di Herbert Berger a St. Louis. Ecco, qui vediamo Pee Wee Russell giovanissimo ai tempi del suo ingaggio con Berger. Nel 1924 lo vediamo nell'orchestra del leggendario Peck Kelly, nelle cui file militava allora il trombonista Jack Teagarden. L'anno successivo entra a far parte dell'orchestra del sassofonista Frankie Trombauer, dove incontra il celebre suonatore di cornetta Bix Beiderbecke. Ecco, vedete, Pee Wee Russell è il terzo da sinistra accanto a Trombauer, che ha in mano il sax basso, che non era il suo strumento, ma se lo era fatto prestare da Adrian Rollini per fare questa fotografia. In alto, il secondo da sinistra, è Bix Beiderbecke, qui sorridente. Nel 1926, Pee Wee Russell, Bix Beiderbecke e Frankie Trombauer entrano a far parte dell'orchestra di Gene Golgett e per la prima volta Pee Wee si reca a Chicago, dove incontra Eddie Condon, che allora suonava il banjo, Red McKenzie, la cui caratteristica era quella di suonare un pettine avvolto nella carta velina, e i ragazzi della Austin School Gang. Ecco, vedete qui da sinistra il clarinettista Frank Teschmacher, il trombettista Jimmy McPartland con suo fratello Dick, il sassofonista Bud Freeman con suo fratello Arnie. E 50 anni dopo incontrai Jimmy McPartland e poi Bud Freeman, che mi raccontarono cose straordinarie di quel periodo. Nel 1927 Pee Wee Russell entra a far parte dei Five Pennies, dei Cinque Penny di Red Nichols, e incide i suoi primi dischi. E oggi a ricordare con me Pee Wee Russell ci sono musicisti provenienti un po' dappertutto. Al contrabbasso abbiamo Rolf Sismek, proveniente da Zurigo. Alla batteria un altro Rolf, ne abbiamo due, si tratta di Rolf Rebman. Ed ora la front line, proveniente da Roma, il trombonista Marcello Rosa. Alla cornetta l'onnipresente Oscar Klein. Sempre proveniente da Roma ma di Firenze, il clarinettista Francesco Forti. Di clarini ne abbiamo tanti, proveniente da Roma Gianni San Giust e da Milano Bruno Longhi. E al pianoforte Romano Mussolini. Ed ora vorremmo suonarvi uno dei primi brani incisi da Pee Wee Russell con il gruppo di Red Nichols. Si tratta di Avalon. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ha ha ha.
1929 Pee Wee Russell incide alcuni brani in stile prettamente chicagoano con i Moundy City Blue Blowers di Red McKenzie. Gli era a fianco al trombone Glenn Miller, allora alle prime armi. Al banjo c'era Eddie Condon, col quale avrebbe collaborato fino agli anni 60. E ora vorremmo presentarvi uno di quei brani. Il titolo è If I Could Be With You One Hour Tonight. Nel 1932, in seguito a un incidente d'auto, muore a soli 26 anni il clarinettista Frank Tashmaker, che aveva ispirato moltissimo Pee Wee Russell al suo arrivo a Chicago. Da quel momento in poi
Pee-wee Russell rimane l'unico incontrastato clarinettista di scuola chicagoana. In quello stesso anno incide una serie di dischi con i Rhythmmakers del cantante Billy Banks. Fra quei brani vorremmo farvi ora ascoltare Oh Sorry Now. Thank you.
Sempre nel 1932 inizia la sua collaborazione quasi stabile col gruppo di Eddie Condon. Del 1938 è questo Java che adesso eseguiremo. Sempre nel 1938 Pee Wee Russell incide sei facciate con il nome Pee Wee Russell and His Rhythmmakers. Fra quei brani c'è un classico del jazz di Chicago che si intitola I Found a New Baby, che ora vorrei suonare in quintetto con protagonisti i nostri due clarinettisti Gianni San Giusto e Bruno Longhi. Thank you.
Negli anni 40 gli Stati Uniti entrano in guerra. Ai musicisti viene chiesto di incidere dischi per le forze armate. Questi dischi sono noti come V-Disc, i dischi della vittoria. Le case discografiche e i sindacati, come riscontro, chiesero che le matrici di questi dischi venissero distrutte alla fine del conflitto, cosa che purtroppo avvenne. Anche Pee Wee Russell incise per il governo americano e Pee Wee Speaks è uno di questi brani incisi con il cornettista Maxie Spanier, che ora vi faremo ascoltare cercando di ricreare quell'atmosfera. Oscar, 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 why are you working so hard? Listen, Oscar, 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 why are you working so hard? Listen, chum, I can even get outside, get myself a bit of love. How to get them, there's nobody there for you.
Dal 1950 in poi, Pee Wee Russell alterna la sua attività fra gli All-Star di Eddie Condon e i Newport All-Star di George Wynn. Uno dei suoi cavalli di battaglia di questi anni è Love is Just Around the Corner. One, two, a one, two, three, four. E a questo punto mi sembra giunto il momento di raccontare la solita storia, vale a dire l'aneddoto sul nostro personaggio che ricordiamo, su Pee Wee Russell, e quale miglior aneddotiere, si può dire, di Oscar Klein. Allora, Oscar, raccontaci qualcosa su Pee Wee Russell, tu che sai tutte queste storie stupende. Sì, beh, Pee Wee, come tutti noi e anche gran parte dei musicisti dello stile Chicago, era un amante dei, diciamo, dei rinfreschi alcolici. Anche noi, come noi. In altre parole, whisky. Aveva l'abitudine, specialmente sul tardi della sua carriera, di essere completamente ubriaco. E siccome ogni tanto faceva anche dei lavori di big band, dove lui aveva la bottiglia vicino, mi sembra che era con Tommy Dorsey, il capo chiesto, Tommy ha detto, è impossibile, bisogna levargli le bottiglie, bisogna controllarlo bene. E infatti il giorno dopo lui era lì, senza bottiglie, tranquillo, nelle pause lo osservavano, non beveva niente. Però dopo il terzo set era di nuovo completamente ubriaco. Ogni tanto
mi guardavo così. E poi alla fine della serata si sono accorti che aveva un tubetto di gomma che andava da qua, lontano, dentro i pantaloni e si perdeva in una cantina. In una bottiglia di whisky che lui tranquillamente suonando sorseggiava da lontano. Bellissima questa storia. È grande questa. Senti, sai cosa mi piacerebbe fare, Oscar? Far suonare i nostri tre clarinettisti, pensa ne abbiamo tre addirittura, quel meraviglioso pezzo di Pee Wee Russell che ha scritto lui, è un blues, si intitola The Pee Wee Blues. Sì, lo conosco. Perché per quattro clarinetti, anch'io suono, non proprio il clarino, ma... Come clarinetto? No, questo, che strano strumento. Guarda, è un figlio del clarinetto questo, no? È fatto in Italia, è mezzo flauto dolce, è mezzo clarinetto, insomma non ha le chiavi, però si può... Io amo questi clarinettisti come Meso e Pee Russell, e per lo strumento lo chiamo la Mesrolette. L'hai inventato tu questa cosa. Bene, allora, cari amici, ascoltate Pee Wee Blues con ben quattro clarinetti, vale a dire Oscar Klein, Francesco Tre e Mezzo, Francesco Forti, Gianni San Giusto e Bruno Longhi. Pee Wee Blues. Thank you.
Comunque non si può comprendere e capire la personalità di Pee Wee Russell se non lo si ascolta dal vivo almeno una volta, anche se brevemente. Ecco, vediamo Pee Wee Russell in un breve filmato degli anni 50. Alla fine degli anni 50 e gli anni 60, Pee Wee Russell non trascurò di aprirsi nuove strade tentando sodalizi con musicisti di stili differenti, come ad esempio il clarinettista Jimmy Giuffré, col quale si esibì in un celebre show televisivo intitolato The Sound of Jazz, poi con il trombonista Marshall Brown, con Oliver Nelson e la sua orchestra, e a Newport con il pianista Thelonious Monk. Quell'incontro fu registrato su disco e ora vorrei pregare Francesco Forti e Romano Mussolini di ricordarci quel particolare momento eseguendo uno dei brani suonati in quell'occasione intitolato Blue Monk. Thank you.
Negli anni 60 la critica specializzata sulla rivista Downbeat lo consacrò per 7 volte di seguito come il miglior clarinettista del mondo. In quegli anni inoltre si dedicò alla pittura, riscuotendo un notevole successo. Nel gennaio del 1969 si esibisce alla Casa Bianca di fronte al presidente Nixon e fu la sua ultima esibizione in pubblico. Il 15 febbraio dello stesso anno si spense in Virginia all'età di 63 anni, lasciando un vuoto incolmabile. Ma il suo ricordo, anche a distanza di anni, è sempre vivo, così come abbiamo cercato di farlo rivivere in questa occasione. E prima di lasciarci vorrei chiedere ai miei amici di suonare uno dei suoi brani preferiti, scritto da Earl Hines, un grande pianista, suo grande amico. Il titolo, Rosetta.